Premere i due pulsanti laterali, aprire il coperchio e connettere una batteria alcalina da 9 volt. È molto importante usare una batteria nuova ad ogni inizio stagione. Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento e rimettere a posto il coperchio con una leggera pressione. Il programmatore è dotato di un filtro in rete metallica che protegge il funzionamento nel tempo. Per la sua manutenzione è sufficiente svitare la ghiera superiore, estrarre il filtro e lavarlo sotto un getto d'acqua. Avvitare il programmatore al rubinetto, stringendo bene la ghiera superiore con le mani senza l'uso di attrezzi. Inserire il tubo di alimentazione nell'apposito raccordo e collegarlo al programmatore. Ricordarsi di aprire il rubinetto. Selezionare il programma di irrigazione desiderato semplicemente ruotando la manopola su una delle tacche numerate. Ricordarsi di aprire il rubinetto. Le caratteristiche di tutti i programmi sono riassunte in uno schema applicato dietro al coperchio di protezione. Il programma selezionato si attiva dopo 10 secondi. Un LED luminoso si accende durante il suo funzionamento. È possibile cambiare il programma in qualsiasi momento, ruotando la manopola sulla tacca 0 e poi ruotandola di nuovo in corrispondenza di un altro numero. Il programmatore è predisposto per il collegamento al sensore di pioggia Rain Sensor, che interrompe il programma in caso di precipitazioni e lo riprende quando ritorna il bel tempo. È sufficiente utilizzare l'apposita presa, togliendo il ponticello di protezione preinstallato senza utilizzare alcun attrezzo. Al termine del periodo delle irrigazioni, prima che arrivino le gelate invernali, togliere il programmatore dal rubinetto, estrarre la batteria e riporlo in un luogo riparato dal gelo e dall'umidità. In questo modo, il programmatore durerà tante primavere, sempre come nuovo. Klaber, i maestri dell'acqua.